3 consigli per dimagrire velocemente. Ciao, sono Silvia Santinato e se questo è il mio primo video che vedi, devi sapere che sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione della donna in premenopausa e menopausa. Sono consulente nutrizionale da oltre 20 anni e seguo le donne nei percorsi nutrizionali privati di alto profilo. 3 consigli per dimagrire velocemente. Il primo è quello di ascoltare il tuo corpo. Ascoltare la vera necessità del tuo organismo, perché troverai tantissima informazione che ti dice di fare 5 pasti al giorno, di saltare un pasto, di fare delle cose in modo generale che magari non si adattano a quello che è la tua costituzione, a quello che sono le tue vere necessità. Pertanto, quando tu vai sull'ascolto del tuo organismo, quando tu vai ad ascoltare proprio il tuo corpo, te ne accorgerai che ci sono delle situazioni, ci sono delle persone effettivamente che hanno necessità di fare i suoi 5 pasti al giorno, che hanno necessità di avere una cadenza fissa nella loro giornata, nella loro quotidianità. Ci sono invece delle altre persone che al mattino hanno lo stomaco chiuso e non riescono a far colazione. Per più che la colazione, per tanti motivi, possa essere una cosa salutare, una cosa sana, un'abitudine sana da portare avanti nel tempo, ci sono tante persone che invece, tante donne che si gonfiano ancora di più, che arrivano proprio con una pesantezza e il primo pasto magari li sta meglio, più congeniale a loro farlo quando? Farlo verso le 10, farlo come primo spuntino. Poi invece ci sono delle altre persone le quali stanno bene a saltare la cena. E questo non vuol dire che una sta facendo bene e l'altra sta facendo male, vuol dire che bisogna ascoltarci ed è questo quello che noi facciamo nei nostri percorsi nutrizionali. Ogni donna riceve i suoi consigli nutrizionali, riceve la sua guida nutrizionale in base a quello che è la propria giornata, la propria digestione, perché questa è la chiave, l'unica chiave che ti porta ad ottenere risultati duraturi nel tempo. Altrimenti tu farai una dieta che per carità ti può dare i tuoi risultati, però sono dei risultati finché la stai facendo, finché la stai seguendo. Dopodiché ti aumenta il tutto con gli interessi. Perché? Perché non fa parte di quello che è il tuo ascolto. La cosa principale per iniziare a diminuire di peso è quella di ascoltarti e trovarti, se non lo riesci a far da sola, chiaramente trovarti un professionista che ti aiuta in questo, ad ascoltare il tuo corpo, non un professionista che va sui propri binari e questo fai, questo è per te, per quell'altra e per tutti uguali. Questo non funziona con noi, non piace seguire questo stile, proprio perché tu in questo momento hai necessità dell'ascolto del tuo organismo. Il secondo consiglio, quello per diminuire velocemente di peso, è quello di utilizzare le spezie. Le spezie ci aiutano ad accelerare la nostra digestione, ma vanno ad inserirsi sul metabolismo. Pertanto una delle spezie che puoi utilizzare, ad esempio, è il cardamomo. Il cardamomo ha delle ottime proprietà e lo puoi utilizzare come tisana e magari, perché no, masticare qualche semino. E lo puoi utilizzare nei dolci, nelle verdure, pertanto è molto versatile e tu in questo modo andrai ad accelerare i tuoi processi digestivi ed ecco che la tua digestione sarà più veloce, come ad esempio anche il tuo metabolismo. Sono delle cose fondamentali da tenere in considerazione, perché noi quando ci mettiamo a dieta, tra virgolette, e sai bene che uso il termine dieta proprio per seguire un linguaggio comune, perché a me non piace utilizzare il termine dieta, ma mi piace utilizzare il termine stile di vita. E tutto quello che ti dico fa parte di uno stile di vita, di uno stile nutrizionale che puoi fare oggi, ma sono tutti suggerimenti che puoi portare a lungo nel tempo. Ed è questo quello che tu hai bisogno in questo momento, di avere, di abbracciare proprio uno stile di vita per portarlo avanti nel tempo, perché altrimenti ricadrai sempre da capo. Ti potrà andar bene per un anno, due, qualche mese, ma dopo sarai sempre da capo. Come ti dicevo, le spezie sono fondamentali per accelerare il nostro processo digestivo e per andare ad accelerare il metabolismo, perché se tu ti concentri sul mangiare carboidrati a pranzo oppure a cena o viceversa utilizzi le proteine, cioè sono tutte cose che possono essere in modo generale
possono per qualche periodo andarti bene, però quello che devi fare, come ti ho detto prima, è seguire uno standard, seguire uno stile di vita che ti porti a star meglio. Il terzo consiglio cos'è? Dormire meglio. Dormire di più e dormire meglio. Per tantissime è un lusso il poter dormire bene di notte e questo si ripercuote sul tuo metabolismo. Pertanto, se non dormi bene, chiaramente andrai a rallentare il tuo metabolismo. Durante la notte il nostro corpo si depura, i nostri organi si depurano, tutto il nostro sistema si depura. E se tu non stai conciliando bene il sonno, e questo lo puoi raggiungere con determinati abbinamenti a tavola che siano mirati a te, chiaramente, perché in questo modo, in che orario andare a inserire i carboidrati, in che orario andare a inserire le proteine, questo deve essere fatto con una valutazione su di te, ma quando l'hai fatta ti porta dei risultati duraturi nel tempo. Questo è quello che noi facciamo nei nostri percorsi nutrizionali privati. Perché? Perché tutte le donne che seguono questi percorsi nutrizionali per 3-6 mesi, anche per un anno, ottengono il massimo dei risultati. Perché serve questo tempo? Per consolidare questo stile di vita, perché in una consulenza, in un mese, non è semplice, non è facile cambiare lo stile di vita, non è facile abbracciare nuove abitudini, perché so già in partenza che non ci piace a nessuno cambiare le abitudini, cambiare le nostre modalità di cucinare, cambiare le modalità della spesa, ed è per quello che serve tempo, per consolidare quello che hai imparato e quello che ti sta portando a dei risultati. Pertanto, quali sono i 3 consigli fondamentali per diminuire di peso? Quello di ascoltare il tuo corpo, quello di utilizzare le spezie e quello di dormire meglio e di più. Sono 3 consigli che possono sembrare scontati, ma che hanno un ottimo ed un perfetto impatto proprio sul nostro metabolismo, sul nostro fisico. Questi che ti sto consigliando sono dei piccoli assaggi di quello che noi facciamo nei percorsi nutrizionali. Chiaramente, per andare a approfondire di più, per andare a indagare qual è quello che a te serve precisamente in questo momento e come andare a sbloccare questo metabolismo, come andare a sbloccare questa stasi linfatica, questa situazione che non ti sta portando a dei risultati, per te sarà semplicissimo. Ti basterà cliccare, andare sulla descrizione qua sotto, cliccare sullo scopri di più, cliccare sulla mia pagina, addirittura chiamare proprio il centro assistenza dove verrai a contatto con un membro del mio team, il quale ti darà tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del tuo benessere e per come fare per iniziare un percorso nutrizionale mirato alla tua situazione. Io ti aspetto nel prossimo video, a presto!